Dottor Giuseppe Di Giovacchino, oggi presentazione ufficiale del progetto AIMUT, parliamo di medicina personalizzata, parliamo di un settore, quello urologico, che la vede da sempre indiscusso protagonista della scena. Devo dire che noi siamo stati precursori, un po' diciamo con la nostra esperienza della medicina personalizzata, attraverso la creazione di un nuovo modello assistenziale ed organizzativo denominato Day Service, che diciamo parimenti agli altri regimi di gestione assistenziale del paziente, come il ricovero ordinario, il day hospital, invece ha realizzato la presa in carico del paziente. Prima del 98, anno in cui abbiamo lanciato primi in Italia questa esperienza, in pratica non si parlava mai della presa in carico del paziente, non esisteva diciamo il day service e non esisteva nemmeno la Società Italiana di Urologia Territoriale. Grazie alla nostra esperienza Io ho avuto l'onore di far parte del comitato direttivo delle principali associazioni urologiche italiane e per esempio l'Auro. Nell'Auro io sono stato nel direttivo nazionale per 15 anni. Devo dire che hanno apprezzato tantissimo questo nuovo modello che tra l'altro, come stasera abbiamo visto, è stato diciamo un pochettino da apripista per quanto riguarda la medicina personalizzata. Un progetto europeo che vi metterà al centro dell'attenzione internazionale in un settore, quello urologico, in continua evoluzione. Sono veramente molto fiero di questo. Da 16 anni noi facciamo l'annual meeting e da 4 anni abbiamo cominciato una collaborazione con i paesi dei Balcani, dell'ex Jugoslavia, e soprattutto siamo stati accolti con vero entusiasmo e con affetto dagli amici di Mostar, come pure diciamo gli amici croati, i quali faranno parte a pieno titolo di questo progetto europeo. E noi cercheremo di coinvolgerli e cercando diciamo appunto di sinergizzare, perché ognuno ha da trasferire all'altro le proprie conoscenze, la propria esperienza. Poi molto importante stasera il rapporto con i medici di medicina generale. Rappresentano un pochettino quella che è la maggiore conoscenza e la continuità nei confronti del paziente. Per cui noi abbiamo sempre cercato di sinergizzare e ci siamo riusciti.